Guido Bertolaso è un uomo di grande esperienza, l'ho conosciuto in trincea, siamo rimasti amici, è un uomo generoso, si è messo a disposizione di questa nostra straordinaria terra, lo ha fatto gratuitamente, continua a lavorare per tentare di risolvere problemi assai diffusi, in questo caso un coordinamento di un gruppo di lavoro che consenta di rendere la vacanza in Sicilia la più sicura possibile. Vedremo i risultati alla fine di questa estate, per la quale ci auguriamo tanta gente nel rispetto delle norme comportamentali. Insomma, ci si può divertire anche senza trasgredire le norme, restando rispettosi di quello che abbiamo fatto finora nell'interesse di tutti, perché la sicurezza e il diritto alla salute sono priorità che rimangono presenti anche quando si è esposti al sole, ci si va in vacanza in una terra che per fortuna offre turismi culturali, balneari, paesaggistici, naturalistici, religiosi. Insomma, buona estate a tutti in sicurezza con un sistema che vi guida, che vi assiste, che vi assicura l'intervento immediato. Tutto quello che si fa per cercare di combattere e contrastare questo virus è stimolante e avvincente. Una cosa ovviamente è organizzare ospedali di rianimazione per il trattamento di casi gravissimi, un'altra cosa è organizzare un meccanismo preventivo e informativo per assicurare il maggior numero di possibile di turisti in visita in quest'isola straordinaria, quindi è un lavoro più agevole, più articolato, molto più dettagliato sul territorio del quello a quale ci stiamo concentrando. È un carico, io non do mai limiti temporali al mio possibile ruolo, ho lavorato per alcune settimane a Milano, ho lavorato bene qui nelle Marche, qui in Sicilia. Se ci potessi rimanere per parecchio tempo sarei ben contento, ma grazie al cielo non ho bisogno di avere ruoli specifici per vivere in Sicilia. In questo momento bisogna organizzare un meccanismo di monitoraggio e di garanzia per i turisti che vengono in Sicilia e quindi il mese di giugno sarà importante per mettere tutto il sistema in piena funzionalità e garantire, soprattutto dal 1° luglio fino a fine settembre, un monitoraggio efficace e funzionale. Grazie.